Andiamo avanti con un altro ospite, che è Alberto Belli. Alberto Belli è il, allora, è il Executive Director di Storm in a Teacup, che è questo nuovo studio italiano di sviluppo videogames indipendente, nato da poco, che è un po' su tutti online, su tutti i siti principali e anche sulle riviste, grazie, uno, alla bravura di Alberto, che è un pirate, che è un PR con i controfiocchi, e due, anche grazie alla qualità del videogioco che stanno sviluppando, che si chiama Nero, e di cui vorrei Alberto ci presentasse in generale le particolarità. Sì, intanto ciao, prima di tutto. Ciao Alberto. Secondo voi, beh, in realtà è più Nero che Alberto, perché poi i PR senza i giochi belli fanno poco e niente. Nero è, beh, intanto è il primo progetto annunciato dello studio. L'abbiamo annunciato a febbraio come una visual novel, quindi una visual novel in prima persona, che al momento attuale visual novel vuol dire un sacco di cose, ma vuol dire anche poco in realtà, che viene associata spesso a, diciamo, discorsi molto giapponesi, iconografici, quindi c'è anche modo di... Con questo posizionamento, diciamo, c'è anche modo di definire un po' anche qualcosa di nuovo. Infatti, è un, diciamo, un gancio di comunicazione che abbiamo utilizzato a San Francisco recentemente, perché a San Francisco, diciamo, abbiamo portato la prima build del gioco. L'abbiamo fatta vedere alla stampa e ai publisher. Diciamo, mi sembra che siamo... di averla vista, mi sembra. Sì, c'era anche qualche italiano, tipo un paio, sì. Quindi è stata vista, ecco, la stampa e publisher. Diciamo, siamo molto contenti, intanto perché San Francisco non era prevista in realtà, quindi siamo stati invitati, tra virgolette, a portare qualcosa di giocabile, che insomma è una cosa buona quando ti chiedono di far vedere qualcosa, cioè, insomma, poi lo sai, ecco. Certo. E, abbiamo avuto dei feed molto molto importanti, interessanti, speriamo di poter dire qualcosa relativamente a questi feed in tempi brevi, quindi spero prima delle tre, se no sarà Colonia. Siamo al lavoro, siamo indipendenti, come dici tu, nella misura in cui la nostra indipendenza comunque fa i conti con una realtà che è fatta di stipendi, bollette. Certo, infatti adesso ti chiedo lavoro, subito su questo. Eccetera, quindi noi siamo entrati in produzione, di fatto. Ma quindi, Vediamo come va. Guarda, rimango un minimo ancora sul gioco perché non ho capito bene, cioè fondamentalmente quindi è... L'abbiamo presentato come un merge tra Journey a livello di esperienza, quindi tutto quello che c'è quando la console la spegni e cominci a parlare del tuo viaggio, delle tue emozioni, dei tuoi sentimenti, eccetera, eccetera. Myst, in prima persona. Perché di fatto è in prima persona ed è un gioco che è basato sul puzzle solving e sull'esplorazione, che sono strettamente connessi all'esperienza stessa. Dicevo prima, è Avatar perché, beh, diciamo che il mood è abbastanza evidente. In realtà non è voluto, Avatar era solo una delle tante reference, però diciamo che tra bioluminescenze, cielo un po' così, piantine, animaletti, eccetera, eccetera, l'obiettivo Avatar come mood più o meno è stato centrato, ecco. Quindi noi l'abbiamo proposta così. È un'esperienza molto particolare, è un gioco che abbiamo deciso di fare non tanto perché appunto siamo romantici indipendenti, ma anche perché sono stati fatti degli studi a monte, quindi analisi di mercato, tutta una serie di cose che si fanno prima di aprire un'azienda, e diciamo che c'è un filone... Sarà single player, immagino? Scusami? Solo single player, immagino. Sarà solo single player, questo l'abbiamo... Multipiattaforma, su quali piattaforme? L'abbiamo annunciato come multipiattaforma, perché in realtà stiamo parlando con tutti i platform holder, al momento il gioco è multipiattaforma, poi vediamo se cambia qualcosa con i famosi annunci di cui parlavo prima. Su cosa lo state sviluppando? Su un engine conosciuto? Su Unity. Su Unity, Questa quindi è siete una già aperti.
Sì, no, la cosa, uno dei tanti feed belli che abbiamo ricevuto poi è proprio relativamente alla tecnologia, perché tante persone si sono sbagliate pensando che fosse Unreal, perché poi di fatto Unity Addirittura. lo Sì. stiamo abbastanza ribaltando, quindi insomma siamo Beh, Unity tranquilli. ormai è lo standard per gli indipendenti. Ero alla Game Connection e non si parlava d'altro, quindi direi che ormai se non fai un gioco in Unity Sì, sei noi uno sfigato. l'abbiamo utilizzato anche per una questione di praticità, nel senso, purtroppo e per fortuna, come dicevo, San Francisco non era prevista. Noi, cioè, ci siamo trovati praticamente a fare la produzione sulla preproduzione in nemmeno una giornata di lavoro, perché ci è arrivata una telefonata che ci ha scombussolato un po' tutti i piani. Unity è comunque una soluzione più, diciamo, easy a tutti i livelli, anche banalmente per trovare gente che lavora comunque, perché Direi, poi. infatti, ma a che punto dello sviluppo siete? Cioè, più o meno Il diciamo. gioco esce l'anno prossimo, quindi Q1 2015. Noi Ok. abbiamo cominciato a lavorare sul gioco quando abbiamo fondato l'azienda, quindi a ottobre dell'anno scorso, però a livello di documentazione, concept, design, eccetera, eccetera. Operativamente abbiamo iniziato a febbraio, perché poi nel Sì. mentre abbiamo strutturato un po' la società, abbiamo costruito l'ufficio perché non ce l'avevamo, quindi non l'abbiamo proprio costruito da zero, Sì, ho visto il foto. letteralmente. E aspettavamo che ce lo consegnassero, quindi insomma siamo operativi dal 3 febbraio ufficialmente, ci sta Chiaro. quasi un Adesso altro anno. chiaramente io ti chiedo quello che interessa a me e che sicuramente interesserà molto anche a chi ci guarda. Allora, come avete fatto a fare in Italia uno studio indipendente? Chiaramente io parlo da. So Passati. bene, sì, so bene che cosa avete passato perché ci sono passato anch'io. Però chiedo a questo punto, come avete fatto a fare uno studio indipendente in Italia che non sia il classico garage con quattro amici dentro quando va bene o che lavorano tramite Instagram, ma uno studio vero e proprio in cui assumere o comunque prendere a lavorare delle persone, ho visto un po' da tutto il mondo, in cui avere dei finanziamenti che ti consentino di avere dei tempi di sviluppo a questo punto anche lunghi, perché se mi parli di Q1 2005 c'è almeno un altro anno, quindi sei in overhype totale adesso, sei in anticipo come la morte, però Sì. lo sai meglio di me. No, spiegaci un po', cioè, i finanziamenti da dove sono arrivati e quali sono state le difficoltà a creare una cosa del genere qui in Italia, oltretutto. Allora, se parliamo di, vabbè, ovviamente se partiamo dal livello pratico, banalmente, cioè tutte le difficoltà che ci sono per fare impresa, quindi non è una questione di videogiochi, cioè tutti gli sbattimenti Certo. relativi alla burocrazia, alle stronzate che abbiamo solo in Italia per cercare di fare cose. Quindi da questo punto di vista, banalmente, noi abbiamo aperto Stormy Handicap in tre e una persona, siamo diciamo due operativi, quindi io e Carlo Bianchi siamo in studio, una persona che sta in studio però in un altro pezzo dello studio che segue tutta la parte burocratica, amministrativa, notaio, avvocato, commercialista, eccetera, eccetera, altrimenti non avremmo mai aperto, quindi questa è la prima cosa, perché Eh sì. io e Carlo dietro a queste cose non siamo fisicamente in grado di starci, fermo restando che è una rottura di balle inenarrabile, quindi sarebbe comunque fisicamente impossibile. Per il resto è tutta una serie di coincidenze, anche se vogliamo, nel senso, io comunque sono stato fuori parecchio tempo, sono tornato a Roma, a casa l'anno scorso, con l'idea di cercare fondi per aprire uno studio mio, perché poi insomma Sì. pare che negli anni qualche soldo sia riuscito a trovarlo per altri, quindi siccome sono tanti anni che faccio trovare soldi ad altri e guadagnare soldi ad altri, sai, dici, arrivi a 35 anni e fai, boh, magari provo pure un po' fare le cose mie per una volta. E quindi ho cominciato un po' a girare, mi sono dato una scadenza, diciamo, a 6 mesi prima di andare in Inghilterra, dove ho rischiato di andare a lavorare svariate volte negli ultimi anni. Ci siamo trovati con Carlo, che è un altro italiano di rientro, perché lui è stato quasi 10 anni all'estero, ha lavorato in Ubi, era capo dipartimento, insomma, con 40 persone sotto, ha lavorato in Crytek, ha lavorato in Warner, quindi uno degli artisti più talentuosi con cui ho avuto a che fare in tempi recenti. Ci siamo trovati, lui aveva un design che non era nero in realtà pronto, però insomma ci siamo messi là a discutere, siccome
anche lui aveva intenzione di fare una cosa sua dopo tanti anni. Siamo trovati a fare un po' di analisi di mercato, quindi numeri alla mano, se il nero poteva avere una logica appunto a livello di mercato. Abbiamo fatto un attimino i conti per vedere se la cosa era fattibile anche economicamente, perché poi alla fine si tratta di quello. Siamo riusciti a trovare i fondi privati, ovviamente, che ci servivano. Abbiamo messo in piedi lo studio praticamente nel giro di un'estate. Comunque c'è un piano industriale, ovviamente, a 5 anni, ci sono degli investitori, ci sono una serie di progetti e niente, nero è il primo, quindi Ma abbiamo cominciato. chiaramente sono cazzi tuoi, per cui puoi anche rispondermi nulla, però sono investitori privati, sono venture capital, sono investitori No, no, esteri. no, privati, privati, te l'ho detto, sono tutti fondi privati, quindi in Sono realtà fondi? non è che siamo chiusi a, insomma, se arriva il venture capital ci parliamo volentieri, però poi comunque quando il progetto è nato all'inizio era un progetto che avremmo dovuto portare a termine dal concept alla release in autonomia, poi se le cose cambiano strada facendo, come infatti è avvenuto, insomma uno ci si regola un attimo intorno, però l'idea all'inizio era quella di far tutto da soli, che Certo. poi di fatto è, diciamo, è il worst case, no? Nessuno ti dà i soldi, nessuno ti caga, nessuno ti guarda, però sai che comunque il tuo progetto lo sai fare e la maggior parte del tempo l'abbiamo speso proprio su questo, sulla fattibilità, perché poi ad annunciare le cose in Italia, come saprai bene pure te, sono buoni quasi tutti, a finirle è un altro discorso. Sì, Quindi no. ci siamo fatti i nostri conti per fare. Nero non è un prodotto gigantesco, non è sicuramente un AAA fatto con i soldi di un AAA, non è neanche un progetto semplice, è un progettino un pochino più complicato, diciamo, della media. Quindi per fare questo tipo di progetto abbiamo dovuto perdere parecchio tempo nel cercare le persone giuste, le abbiamo portate in alcuni casi dall'estero, perché in Italia le professionalità sono poche, insomma tutti quelli che sanno fare sono impegnati a fare, ovviamente. E niente, ci siamo trovati con lo studio fatto e finito per fortuna a febbraio, e anche lì è stato uno sbattimento allucinante, sempre causa burocrazia, perché è una villa romana, per cui in mezzo c'erano i beni culturali, tutto un casino Pure. nel piantare pali sottoterra, cose ovviamente inutili che però servivano. E niente, adesso siamo in ballo, balliamo, vediamo un po' come va. Per ora va molto bene, diciamo. Non ti sento Ottimo. più? So Ok, mi che senti. anche Antonio vuole farti una domanda. No, maledetto Antonio. Io sarò il tuo primo giudice, positivo o negativo, no? Scherzi a parte, il progetto è interessante. Il progetto è interessante e importante, nel senso non sembra qualche altra porcata avvenuta in passato in Italia, che purtroppo poi lo sviluppo in Italia spesso viene associato a roba di basso profilo, al di là dei milestone. I full milestone di Superbike e compagnia, non è che siamo molto famosi all'estero. Nero subito ha catturato tantissimo anche la stampa internazionale. Supporto per realtà virtuale, nel senso l'esperienza di Nero potrebbe essere interessante anche da questo punto di vista. È un gioco che ha un grandissimo livello di coinvolgimento, quindi magari un supporto a Oculus Rift oppure Morpheus se arriverà su piattaforme Sony. Come lo vedi? Lo state facendo in realtà qualcosina? Beh, sì, ovviamente il gioco è stato pensato anche attorno ad Oculus dal day one, quindi siccome quando è nato il progetto era una questione di gioco PC only, che era quello che avremmo potuto deliberare da soli, Oculus era compreso, anche se in realtà poi, questa è una mia opinione personale barra, diciamo, esperienza sul campo. Sviluppare con Oculus è una figata. I giochi in prima persona con Oculus sono una figata. Il discorso è che Oculus, purtroppo, almeno fino a poco prima dell'acquisizione di Facebook, quindi adesso cambierà un po' tutto, non era un selling point, per esempio, con un publisher, perché Oculus è una tecnologia che quando tu ti proponi a qualcuno, ti posiziona in un certo modo. Quindi tu arrivi lì, sei uno studio che lavora con Oculus e pensano che tu sei uno studio figo che sviluppa su una tecnologia figa e che soprattutto è pronto, e questa era la cosa che interessava a noi, per sviluppare su VR tipo Morpheus, piuttosto che quello che sarà con Valve, piuttosto che tutti quelli che arriveranno. Quindi da quel punto di vista è interessante come studio.
non è un selling point, perché poi fino a poco tempo fa e ancora oggi nessuno sa quanto costa, nessuno sa come uscirà, come sarà usato, sarà. Quindi alla fine dicono sì, ok, tutto molto bello, tutto molto figo, però pensiamo al gioco anche senza Oculus in ottica, diciamo, di mercato, no? Però insomma, che sia qualcosa che con Facebook probabilmente cambierà tutto, è poco mai sicuro, quindi noi ci stiamo. Tra l'altro abbiamo abbastanza anche... Abbiamo fatto, diciamo, il nostro Crystal Cove prima che arrivasse Oculus, quindi da quel punto di vista siamo anche abbastanza skillati, perché poi il nostro lead programmer è una persona che ci sta abbastanza dentro, è inglese, proprio l'abbiamo preso proprio perché lui era molto dentro al discorso VR, ha fatto le sue cose da solo, ha lavorato già su Next Gen, quindi insomma siamo, da quel punto di vista siamo anche piuttosto avanti rispetto ad altri. Va bene, comunque sì, mi pare che hai risposto la stessa cosa che rispondiamo anche noi qui in Vivictis ogni volta. Abbiamo l'Oculus in studio, abbiamo visto come funziona, non ce ne frega niente di sviluppare per Oculus visto che ce l'hanno i quattro gatti, questa è la verità, certo. Giusto? Sì, in realtà Oculus per noi funziona meglio nel momento in cui Nero comunque è un gioco, non è un gioco di corse, quindi è molto più, diciamo, contemplativo, no? È molto... Sì. Non dico lento, però è un gioco in cui tu ti guardi intorno e è tutto impostato sull'effetto wow, quindi l'idea è che tu ti guardi intorno e dici minchia che figata e guardi e guardi e guardi, però ecco, è per quello che abbiamo inserito in realtà, perché poi non è che ti consente, sì, effettivamente sì. Cioè non è un selling point, ripeto, quindi certo, il problema era solo quello, però funziona molto bene, l'esperienza con Oculus è assolutamente pompata, è una figata spaziale. Sì, io sono abbastanza negativo in realtà ancora su Oculus, perché non è ancora arrivato dove deve arrivare e probabilmente passeranno ancora anni prima che arrivi a qualcosa di vendibile e di funzionante su cui, come dicevi tu giustamente, si potrà sviluppare qualcosa, proprio perché si vuole raggiungere un pubblico nuovo e non solamente perché si vuole scrivere sulla PR che supportiamo anche Oculus, perché adesso fondamentalmente si sta facendo quello, certo. e poco altro. Comunque assolutamente in bocca al lupo Alberto per Storm in Teacup e per Nero, che è il vostro primo prodotto. Mi fa super piacere che sia nato un altro studio in Italia, visto che siamo veramente, come si dice, quattro gatti, anzi neanche quattro, probabilmente siamo due o tre, e quindi benissimo, più siamo meglio è. Aprite altri studi, investiteci dei soldi, credeteci. So che c'è tanta gente in Italia che vuole entrare nel mondo dei videogame. Se non riuscite a farlo in Italia, andatelo a fare all'estero, fatevi la vostra gavetta e poi tornate in Italia, aprite un diavolo di studio e fate lavorare i tanti giovani che stanno cercando in questi anni. E detto questo, alle imitazioni, attenti ai corsi strani. Sì, bravo. La cosa bella in Italia è che abbiamo... Fenomeni a baraccone. Sì, apro e chiudo la polemica come faccio sempre. Allora, la cosa bella è che in Italia abbiamo più associazioni di categoria e corsi di programmazione che studi veri e propri. Cioè ci sono più associazioni che raggruppano gli studi degli studi veri, praticamente, ormai. Quindi tanto per dire, no? Comunque, chiudo velocemente la polemica. Saluto Alberto, che so che è dei miei su queste cose. Io ormai ho smesso, però c'ho un'età, ho smesso. Sì, non è più alcolizzato. Sono uscito dal tunnel. Sei diventato disgustosamente politically correct, comunque mi piace ricordarti quando invece sparavi a zero e ti reinviterò senz'altro a Nirvana quando magari avrai qualche sviluppo in più su Nero e ci potrai far vedere un po' di gameplay, qualcosa di nuovo. Spero a breve. Esatto, speriamo a breve e grazie mille di essere stato con noi qui a Nirvana. Grazie a voi. Ciao. Ciao. 42. Okay.